ghigliottina incredibile che adesso appare in tutto il suo splendore. Ho sistemato la parola, 230.000 euro, saliamo ancora con la cifra. Il campione invece è sempre lui, Marco, il nostro super ingegnere. Marco, la cuffia, non ti distraggo, non ti chiedo niente. Fai con calma, accertiamoci soltanto che tu mi senta ti mentre ti isoli. Con la cuffia. Bravo. Buon viaggio. Si parte, prima scelta, primo passo. Sicura. Scrittura. Scrittura. Ghigliottina. Partiamo bene. Scrittura. Vestire. Vedere. Vedere. Ghigliottina. Scrittura, vestire, arriva la terza possibilità, specchio, oppure vecchio. Vecchio. Ghigliottina. Va bene. E dopo vecchio, lezione, istruzione. Istruzione. Ghigliottina. L'ultima parola. Tocco. Ritocco. Ritocco. Ghigliottina. No, purtroppo abbiamo ritoccato la cifra, ma sono 28.750 euro. Scrittura, vestire, vecchio, lezione, tocco. Un minuto da adesso, Marco, buona fortuna, dai! Tempo è andato, il nostro campione ha scritto, deposita la sua parola, stiamo giocando. Prego Marco, ti puoi... la tua? Sì, sì, solo la tua. No, no, l'altra no. Scusate. No, 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 ti puoi levare la cuffia. Stiamo giocando con il nostro campione Marco e le parole stasera della ghigliottina sono scrittura, vestire, vecchio, lezione, tocco. 28.750 euro sarebbe il premio se Marco ha scritto la parola uguale, quella stessa, proprio quella lì, che è dentro la busta che mi ha consegnato il notaio. Leggo, guardo, controllo, sistemo. Scrittura, vestire, vecchio, lezione, tocco. Sempre senza vergogna. Marco ha scritto piano. Senza vergogna, detto. Senza vergogna. Cioè, stiamo giocando. Uno potrebbe aver scritto una castroneria. Vabbè, però. Perché? No, per dire. Allora, scrittura, allora. Vestire, vecchio, lezione, tocco, tu scrivi piano, prego. Allora, io diciamo che mi era venuto in mente sul vecchio, mi era venuto a testamento, ma non mi sembrava... Allora, tocco piano, la tocco piano, sì. Tocco piano, insomma, tocco modo piano. Di dire.
lezione di piano, dopodiché un vecchio piano. E ci può stare. Va bene. E scrittura con piano mi viene un'assonanza del tipo una partitura, una scrittura, però non... Potrebbe essere una scrittura per piano, ma anche avere in casa un piano per la scrittura, per la scrittura. È vero. E vestire piano, vestirsi piano, questa mi crea particolare difficoltà. Addirittura riservare un piano per vestire, dice via tutti, insomma. Un piano. A casa staranno dicendo, ma dai, io ho scritto quella. Pensa mia mamma, starà pensando, ma come lo faccio studiare? Lina, Pasqualina, ma Lina. Lina. L'ho fatto studiare tanti anni a sto ragazzo e mi scrive piano. Ma lei è brava, la ghigliottina la fa ogni tanto? Sicura, mia mamma ogni tanto. La fa. Scrivi pure lei. Scrivila. Tu dici che l'hai indovinata? Secondo me sì, e starà pensando, vari improperi in lingua madre. Dopo la chiami e mi fai sapere. Certo. Allora, scrittura, vestire, vecchio, lezione, tocco. E diciamo che piano con 4 su 5 potrebbe andare. Andiamo proprio a quella dove facciamo un po' fatica, cioè vestire piano. Tu, bell'uomo, simpatico, Scaramanzo, tutto ce l'hai, colto, curioso, intelligente, ingegnere. Anche con un suo modo di vestire, se ti vesti lentamente, piano, non lo sappiamo. Ma nel vestire avrai scelto, dico negli anni, quando riprendiamo... Uno stile. Uno stile. Quando riprendiamo quelle foto anni 80 che sembriamo... E beh, a quel punto... Degli scappati, no, però con gli occhiali fumé, le cose... Stile di scrittura, vestire con stile... Lo stile di scrittura, informale, ironico, professionale, narrativo, vestire stile. Con stile. Tu sei un uomo che appunto ha uno stile, ma dice un vecchio stile, l'importante è che se lo stile è bello dura nei secoli per sempre, però uno magari si rifà una cosa appunto bella, vecchio stile. Lezione di stile. E un tocco di stile, un occhialino colorato, una pochette. No? Un particolare che fa la differenza, e quindi uno stile di scrittura, vestire con stile, vecchio stile, una lezione di stile e poi un tocco di stile. E quindi anche stasera mi dici che non è piano. Vorrei dirti che la parola è piano, te lo dico piano piano, un po' come Marzullo, sottovoce, piano piano ti dico che ahimè la parola è stile. Ma ci riproviamo domani sera. Intanto salutiamo due che dello stile fanno veramente, guardare là, Ginevra e Sara. Il nostro fantastico tocco, ma che dico tocco, il nostro straordinario stile, Ginevra, Sara, grazie a voi. A casa siete il nostro tocco di gioia tutte le sere e adesso un tocco di vero stile. Il TG1, a domani, grazie. TG1.